Eccomi, ciao, buongiorno, ben arrivati. Vi volevo dire una cosa perché mi state scrivendo in tantissimi e vi ringrazio veramente molto. Ho pochissimissima disponibilità, ma chi volesse una delle fantastiche Dada tazze, guardate che belle, come mi sto divertendo da matti. Allora, chi fosse interessato ad avere una delle Dada tazze, che possono essere o personalizzate oppure a mia discrezione, basta che mi scriviate. Ciao Graziella, un bacio. Io vi manderò, diciamo, tutte le varie possibilità. Volevo farvi vedere che non sono dipinte, ma sono proprio scolpite, e vengono poi trattate con uno smalto adatto al contatto alimentare perenne, quindi non è soggetto ad usura e robe varie, quindi assolutamente sicure. Comunque, ripeto, visto che noi siamo qua tutto luglio, se foste interessati a una Dada tazza, mi fa morire il nome Dada tazza, mi fa piegare, però appunto mi avete scritto in tanti, quindi mi raccomando, scrivetemi perché ovviamente ci vuole il tempo per farle e quindi non è che sono pronte. Di solito diciamo che riesco a realizzarle nell'arco di 10-12 giorni, ok? Quindi eventualmente basta che mi scriviate. Che cosa volevo vedere con voi oggi? Come vi ho fatto vedere, si sta avvicinando il compleanno di Magenta e quest'anno la patatona vuole la festa a tema Harry Potter. Infatti io speravo di cavarmela e gli ho detto, vabbè dai amore, ti faccio la torta libro degli incantesimi, no? Quella libro mostro. Lei mi ha guardato con aria pure un po' scocciata e mi ha detto: no, mamma, non hai capito. Io voglio Harry, Ron ed Hermione sulla mia torta. Non solo, mamma, mi devi fare Voldemort che esce da un tombino come It. Che l'ho guardata e gli ho detto: bella di mamma, un pochino più facile, non me la potevi far fare. E contenta di tutto questo, vuole tutto a tema Harry Potter, ovviamente. Quindi io sto impazzendo praticamente a fare tutti i portachiavi di Harry Potter a forma di cappello parlante. Allora mi è venuto in mente, siccome appunto mi avete scritto anche al riguardo, eccetera, ho detto: ma perché non facciamo insieme il cappello di Harry Potter oggi? Il cappello di Harry Potter in realtà è semplicissimo, va bene? L'unica cosa di cui avete bisogno è chiaramente della pasta di zucchero marrone e dei coloranti alimentari marrone e neri. Dopodiché, ovviamente, magari un coppapasta tondo, e la misura dipenderà chiaramente dalla misura del cappello, va bene? La cosa importante quando fate il cappello di Harry Potter è stare attenti alle proporzioni, cioè mi spiego. Non è che potete farmi il cappello, non è molto alto, va bene? Ci deve essere una giusta proporzione tra la larghezza e l'altezza. È abbastanza tacchiatello, ecco, mettiamola così. Quindi noi cosa facciamo? Ci prendiamo un po' di pasta di zucchero e ce la teniamo da parte perché dovremo poi andare a fare la tesa del cappello. Dopodiché, con il resto della pasta di zucchero andiamo a creare praticamente una goccia, ok? Ripeto, cominciamo a creare le pieghe, anzi facciamo così, almeno siamo un pochino più tranquilli. Così. Girate tutto intorno. Ovviamente non deve essere preciso e non ci interessa che sia preciso, che le linee siano alte tutto uguali, anzi esattamente al contrario, va bene? Quindi così. Una volta fatto questo, con il nostro pennellino da pittura andiamo a rifinire. Chiaro, io quelle lì le sto facendo in porcellana fredda, quindi è più facile, soprattutto in questa stagione, non abbiamo il problema del caldo, no? Anzi, ve lo lascio qua, così potete vedere cosa stiamo facendo. Ok, fatto questo, ne andiamo a fare un'altra, quindi così,
un'altra linea e andiamo a schiacciare verso il basso, vedete? Così, quindi in questo modo. Poi, sempre col pennellino in caucciù, andiamo a smuovere un po', così. Sì, Andrea, è proprio lui. Bravo, tu non hai frainteso. Ok, poi guardiamolo un po'. Abbiamo la bocca, ok? La vedete la bocca? Dobbiamo ricreare la bocca, quindi ok, facciamo che ne facciamo ancora una, ok? Così, e ci spostiamo un po' verso l'alto, in questo modo. Ok. Così, per ora il dietro lo lasciamo un po' stare. Ora dobbiamo fare la parte sopra della bocca. La parte sopra della bocca deve anche un po' mimarci il naso, praticamente, ok? Vedete? Così. Quindi cosa facciamo? Col pennellino da questo qua appunto da modeling, anzi, prima con le dita, come se stessimo facendo proprio un viso. Andiamo a schiacciare in questo modo. Dobbiamo creare una sorta tipo di becco, no? E poi con questo pennello ci muoviamo così. Qui andremo a tirare in su, ruotando il pennello, ok? Così. Così, in questo modo. Ok. E così. Uno. Due. Ok, portiamo sempre un po' in avanti, così, ok, e pian piano lo sistemiamo. Qui deve essere abbastanza profondo, quindi ripassiamo con il pennello questo in silicone e poi rifiniamo sempre col solito pennellino da pittura, così. Ok. Così. Ok. Adesso gli occhi, quindi qua sopra facciamo due buchi. Praticamente uno e due, dopodiché uniamo così, uno, due, facciamo praticamente l'arcata sopraccigliare con il pennellino in silicone. 1, 2 e la stessa cosa a questa parte, quindi 1 e 2, ok, e col pennello questo qua in caucciù andiamo a creare delle altre pieghe, così, ok, quindi dicevamo qua, così. Così, cioè andateci proprio un po', come posso dire, anche a caso, ecco, ok? In questo modo, ok, così. Adesso dobbiamo fare la tesa, quindi con la pasta di zucchero marrone che avevamo tenuto, facciamo e così. Ci prendiamo un coppipasta tondo che abbiamo misurato sul cappello per assicurarci che fosse della giusta misura e con un po' di, aspettate che prendo un pennellino, con un po' di acqua. Ok, il pennello era sporco, ma ce ne facciamo come sempre una ragione. Andiamo ad appoggiare. Dopodiché lo
Risistemiamo. Ciao Elisa, buongiorno, ben arrivata. Lo andiamo a risistemare qua così non ci vola. Fatto questo, ci prendiamo un pennellino a lingua di gatto, ci prendiamo del colore marrone, sporchiamo un po' il pennello e andiamo a scurire le parti, ok? Quindi così, soltanto sporcando, andiamo a rovinare un pochino il pennello, così. Scusate, non il pennello, il cappello, ok? Andiamo a scurire bene qua, a scurire bene gli occhi, in questo modo. Potete storcerlo un po', potete fare quello che volete. Ok, così. Qua non mi piace, secondo me non è abbastanza. Ecco, quindi andiamo a rifinirlo un attimo. Così, e con il pennellino che non trovo più, eccolo qua. Uno e due, e di qua. Lo riprendiamo. Poi, sempre con il pennello da pittura, andiamo a riprendere i due solchi qua. Uno, due. Così. Ok. Il capellino lo abbiamo finito. Avremmo potuto aumentare, fargliela forse un pochino anche più grossa l'attesa del cappello, perché lui è venuto abbastanza tarchiatello. Possiamo insistere su alcune pieghe, ok? Perché non sembri troppo pari. Questo è quanto. Questo lo abbassiamo un po', diciamo tipo. Poi pulitelo, se andate a rifinire, diciamo così, il modeling dopo che è stato già sfumato, mi raccomando, poi i pennelli puliteli, perché sennò appena poi vi mettete su un viso vi trovate il viso tutto, in questo caso, marrone, e potrebbe essere un problema. Ok, quindi potete, ripeto, rifinirlo anche dopo averlo un po' colorato, ok? E basta. E questo è quanto. Allora, per chi si fosse connesso soltanto adesso, che cosa abbiamo fatto oggi insieme? È un po' una scematina, una cavolatina, però mi piaceva farvelo vedere. Il cappello parlante di Harry Potter, ok? Come vi ho detto, sto facendo tutti i portachiavi per la festa di compleanno di Magenta, che vuole la torta Harry Potter, e quindi mi era venuta l'ispirazione di farvi vedere come realizzo il cappello parlante. Certo, questo è un cappello parlante di dimensioni ridotte, però insomma potete con la stessa diciamo tecnica realizzarlo poi anche grande. Nulla vi vieta di metterci sotto torta vera, quindi fare proprio una vera e propria torta scolpita. Anzi, è un soggetto che sicuramente si presta moltissimo alla realizzazione di una torta scolpita. Aspetto le vostre domande, mi raccomando, vi ricordo il nostro canale YouTube Bimagenta, iscrivetevi per non perdervi neanche un tutorial, pollicione in su se i video vi piacciono e non vi dimenticate di condividerli. Ragazzi, grazie infinite per essere stati con noi, ci vediamo domani, un abbraccione e buona giornata. Baci baci, ciao!